Sono pronti a bloccare le sagre, i vari comitati che organizzano le feste nella nostra provincia, i vari paletti che sono stati messi soprattutto sui menù dal nuovo regolamento comunale rischiano di smorzare entusiasmi e soprattutto di minare quel volontariato che anima e ravviva da anni le periferie. Le ultime novità sono queste, si deve incontrare ora su il capo di tutte le nostre sagre, Flavio Sisi, per parlare con questi capobanda per risolvere. Capobanda sarebbe il comune? Con il comune, per risolvere questa grande cazzata che stanno facendo, perché a due mesi dalla festa che noi facciamo, la festa del Ruscello, ancora tutto in alto mare, ma in alto mare è il discorso della pizza, del costoliccio e dei salcicci. Io torno sempre a dire: come si fa a fare una sagra se noi non si può dare in alternativa? Chi è che non mangia l'occio? Qualcosa mi ha che mangi, o dagli due salcicci, o dagli due stecche di costoliccio, o dagli una fetta di rigatino, è il meno che si può fare. Secondo loro qual è il menù che andrebbe bene? Ma il menù che andrebbe bene, loro. Perché loro secondo loro direbbe che questa sarebbe una ristorazione con tutta questa roba, ma questo è sempre nato, io ho 61 anni, che mi ricordo le prime feste che sono nate 45 anni fa, e c'è sempre stato questa cosa, sono sempre andato avanti, ma è inutile che i ristoranti dicono: ma noi se c'è la sagra non si lavora. Ma non è vero, a Ruscello lavorano di più, perché a Ruscello c'è due ristoranti, va bene? Quando c'è la sagra, che vedono la gente che lì c'è la coda, lo sai che fanno? Dice: ma no, allora se va a mangiare al ristorante senza fare il nome, se va a mangiare al ristorante pure dopo si torna a ballare qui alla festa, ma loro che cercano? Ma poi io vorrei vedere quello che i ristoratori guadagneranno in più se non si fa le sagre, ma quello che perdono in contropartita gli altri che forniscono tutte le sagre.